Nella splendida cornice del Baglio San Pietro a Nicosia si è costituito l'11 gennaio il Consiglio Provinciale di Enna dell'ONAV, l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino. La provincia di Enna con quella di Caltanissetta erano gli unici due territori provinciali senza una rappresentanza dell'ONAV. Con la costituzione del direttivo provinciale ennese, che avrà sede a Nicosia, una delle due lacune è stata coperta. La Sicilia ha oggi 8 sedi con circa 2.000 soci. All'evento erano presenti 10 soci nicosiani ed anche altri provenienti da diversi comuni dell'ennese. Presente anche i vertici dell'organizzazione con in testa la vicepresidente nazionale dell'ONAV, Teresa Bordin, ed il presidente regionale, Riccardo Cassisa. Dopo il saluto dei rappresentanti istituzionali di Nicosia, la presidente del Consiglio Comunale Anita Consentino e dell'assessore al turismo Daniele Pidone si sono svolte le operazioni di voto per eleggere il direttivo del Consiglio Provinciale della provincia di Enna. Faranno parte del direttivo Salvatore Burrafato, Valentina D'Alessandro, Maria Laggiusa, Giovanna Pidone, Giuseppe Lovotrico, Hermes Picone, Maria Santa Cipolla, Emiliano Isaia, Vincenzo Fiscella, Gaetano Scarlata e il tesoriere Tiziano Burrafato. Nei prossimi giorni il direttivo si riunirà per assegnare le singole cariche. Allora, ONAV, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, nasce ad Asti nel 1951. È un'organizzazione di volontari che si occupa di promulgare la conoscenza del vino e il modo di approcciare il vino in maniera consapevole. Noi sul territorio italiano abbiamo una presenza capillare, siamo presenti in tutte le regioni con delle sezioni e offriamo ai nostri soci dei corsi e approfondimenti sulle tematiche del vino, ma non solo, perché stiamo anche portando ai nostri soci delle proposte anche per affrontare il mondo della birra, il mondo dei formaggi, il mondo dei salumi. Il nostro percorso formativo comunque legato al vino è articolato in tre corsi: il corso di primo livello, che dà le basi di conoscenza per capire come viene prodotto un calice di vino, il corso di secondo livello, che è basato sull'enografia mondiale, e il corso di terzo livello, che è un corso universitario in collaborazione con l'Università di Torino.